iniziato a 5 anni per gioco e la prima gara l'ho fatta a 10 anni, il 4 maggio dell'86. Ognuno di noi ha una tecnica personale che è un'evoluzione di quella che si impara all'inizio quando si prende in mano il primo arco, e quindi c'è la preparazione, mettere la freccia sull'arco, mettere la posizione della mano sull'impugnatura, la posizione delle dita sulla corda, si alza l'arco, si mette a posto la spalla, poi c'è la trazione, la chiusura della scapola della schiena dietro e poi rilascio, che può essere o via spinta o tirando col destro. Quindi ognuno proprio poi si allena specificamente su quel determinato gesto. Ogni singola freccia sono 23 kg di trazione e quindi già lì si fa una preparazione abbastanza pesante. Io personalmente ho più preparazione fisica nella parte invernale, dove c'è modo di tirare un po' meno. E comunque si fa anche una preparazione cardiovascolare, ciclette, ellittica, un po' di cose varie, corsa non tanto. Non mi piace. E poi un po' di muscolazione comunque per poter gestire l'arco, l'attrezzo. La potenza dell'arco per gli uomini mediamente sui 47-48 libbre, che sono 22 kg circa, 23 kg. Io ne tiro una cinquantina circa di libbre, sono poco più. Le donne mediamente sulle 39 libbre. In mira si sta dai 3 ai 7-10 secondi anche. Dipende poi dalla giornata, se c'è vento devi star su un po' di più perché devi contromirare, diventa un po' più difficile. Il bersaglio è diviso in 10 cerchi concentrici, dal 10 all'1. Poi nel 10 c'è un altro cerchio più piccolo che è considerata X, solo per eventuali parità di punteggi, che comunque vale sempre 10. La concentrazione ce l'abbiamo sempre, perché ogni singolo punto dell'azione deve essere fatto nel migliore modo. Praticamente devi tirarle tutte uguali per farle andare nello stesso punto. Le gare di tiro con l'arco ce ne sono tantissime tipi. La gara clou, chiaramente l'Olimpiade. All'Olimpiade tiriamo solo a 70 metri. Bersaglio è da 122 cm col 10, il centro, che è 12 cm di diametro. Si tirano 6 volée da 6 frecce per 2 volte. Ogni volée da 6 frecce abbiamo 4 minuti di tempo per tirarle. Da quelle 72 frecce che si tirano esce fuori una ranking list, e da lì si andrà a fare scontri diretti, cioè il primo contro l'ultimo, il secondo contro il penultimo, fino arriva al 31esimo contro il 32esimo. Gli archi ne esistono di tre tipi, c'è il nostro, che è l'arco olimpico, poi c'è l'arco nudo, che è identico, però non ha mirino, non ha la stabilizzazione, che serve per togliere le vibrazioni dell'arco, e poi c'è l'arco compound, che è quello che tutti sanno di Rambo, che ha un sistema di carrucole che demoltiplica la potenza, è più potente, è più preciso, anche perché non usano le dita ma usano uno sgancio meccanico, e hanno una bolla e una lente di ingrandimento che gli permette di vedere meglio il bersaglio e di mirare meglio. E a confronto dell'arco olimpico è più preciso, appunto per la lente di ingrandimento. Noi abbiamo un semplice puntino che mettiamo sul bersaglio e vediamo. L'arco olimpico è composto dalla parte centrale, che si chiama riser, dai lembi. Le parti estreme si chiamano flettenti, poi abbiamo la stabilizzazione, che, come ho già detto, serve per eliminare le vibrazioni dell'arco, che sennò andrebbero tutte sul braccio, la spalla. E poi abbiamo il mirino,
con una regolazione micrometrica, sia a destra, a sinistra che alto basso, e poi c'è sull'arco, sul riser, c'è il rest che sarebbe l'appoggio a freccia, un bottone ammortizzatore che ha praticamente un pistoncino con una molla che serve per regolare e far uscire meglio la freccia. Per praticare il nostro sport principalmente ci vuole il tempo, perché comunque bisogna dedicare molto tempo all'allenamento, soprattutto al tiro, e all'inizio chiaramente, e qualcuno soprattutto che ti possa seguire al meglio. C'è anche da dire che il tiro con l'arco non ti puoi creare un futuro remunerativo. L'unica cosa che personalmente e tutti e tre dobbiamo ringraziare l'Aeronautica Militare, che è dal 2006 che ha aperto le porte a noi, perché senza di loro comunque adesso non avremmo tutto questo tempo per allenarci, dovremmo comunque andare a lavorare, come io personalmente ho già fatto lavoro e allenamento, e quindi grazie a loro siamo comunque. Abbiamo più ore per poterci allenare e prepararci al meglio per qualunque gara e soprattutto quest'anno per le Olimpiadi.